Allora, ragazze, come solito sono una pasticciona incredibile, invece di premere pausa ho premuto stop, quindi volevo mettere in pausa il video, in realtà ho premuto stop. Comunque, vedremo poi se mio marito saprà unire i due video, sono proprio impedita per queste cose. Sono passati 8 minuti, nel frattempo io ho limato le altre unghie, le ho accorciate perché non riuscivo neanche più a scrivere bene sul cellulare per quanto erano lunghe. Vediamo che cosa ci aspetta. Ragazze, meraviglia delle meraviglie. Io spero vi fidiate di me perché adesso sono esattamente le 2:28 e guardate che roba, è venuto via da solo, cioè love, love, adoro. Sicuramente comprerò altri colori da questo sito, anzi ho messo oggi stesso un link e ha delle offerte, anche se non è per lo stesso tipo di semipermanente, per un semipermanente che loro chiamano Pretty Gel, non è per questo qui, che invece è un semplice smalto gel, però ragazze, fantastico, 8 minuti di acetone, guardate qua che roba, cioè praticamente ve lo faccio vedere, è tutto qua, eccolo, due strati ne avevo messi, Guarda, vi farei, guarda, quasi quasi vi faccio vedere questo qui. Questo solo limato il top, perché adesso mi è venuto il dubbio, non è che magari ho limato troppo il top e quindi ha fatto subito, diciamo così, a penetrare. Facciamo la prova con quest'unghia qui. Adesso vi sentirete un po' di chiacchiere mie, tanto per cambiare, così mentre ci facciamo compagnia comincio a fare i cartocci anche sulle altre unghie. Oddio. Andato troppo dentro. Ok, adesso sono le 14:30. Sì, se non va male. Quindi praticamente a 38 toglierò alle 14:38 toglierò il cartoccio. E intanto ci teniamo, dicevo, compagnia, quindi praticamente ricapitolando, visto che probabilmente dovrò mettere due video perché senza aspettare mio marito che poverino la sera è stanco e star qui a fare editing non è proprio il massimo della vita e, dicevo, quindi acquistate dal sito Michel Nail perché per ora la mia esperienza è ottima e, quindi i colori che ho preso sono entrambi coprenti perché avevo fatto una prova sull'unghia anche di questo qui, di questo nude. Magari è meglio non toccare il tappino con le mani sporche di acetone perché come vedete poi ve lo ritrovate sulle dita. Comunque questo nude è ugualmente coprente come il color Tiffany, quindi non posso che dire bene di questo sito. Tra l'altro mi è piaciuto anche il fatto che mi hanno fatto appunto questo regalino che è un one step anche se di un colore probabilmente che non metterò mai perché è un rosa fluo, boh. Però ragazzi, ripeto, 10 euro, 12 euro di prodotti, comprese le spese di spedizione, cioè a me non mi era mai successo comunque che mi fosse regalato uno smalto. E sono abbastanza veloci nella spedizione, hanno cosa per esempio che non ho riscontrato nel sito Nail For, che aveva anche sbagliato come si chiama, la spedizione, cioè nel senso l'ha fatta partire tardi rispetto a quando è stato il pagamento. Io pago sempre con PayPal, quindi il pagamento dovrebbe essere immediato. Quindi solamente belle cose, com'è che si dice? Solo belle cose. E come vi avevo già detto nell'altro video, ho sperimentato già da un paio di volte l'applicazione di due strati di top e ve lo raccomando, cioè in pratica sapete che nel nostro gruppo qualcuna utilizza il Tempered gel della Canny o il Reinforce gel sia di Canny che di GD Coco e questi sono entrambi degli semipermanenti che vanno applicati dopo il secondo strato di colore e
praticamente fanno quello che ho fatto io con due strati di top, cioè nel senso colore, strato di tempered gel. E top. Io invece ho fatto due strati di top e vi assicuro appunto che la resistenza del semipermanente è veramente buona, cioè soprattutto nella mano destra che io uso tantissimo. Tra l'altro ho fatto durante le ferie parecchie pulizie, anche se avevo l'altra manicure, non avevo questa qui, e vi posso assicurare che veramente la resistenza è buona. Certo, non fate i lavori in bagno senza i guanti, perché comunque va bene che la resistenza è buona, ma quando si tratta magari di lavare i piatti, certo che se date il via cal, non è che potete pretendere che l'unghia vi rimanga intatta o che non si rovini lo smalto, perché sicuramente sopraggiungerà. E quindi mi raccomando, le mani belle prima di tutto, cioè inutile avere lo smalto wow e poi magari mi fate i mestieri in casa senza i guanti e quindi avete le mani secche, spellate, rovinate, d'inverno avete geloni, eccetera. Primis bisogna curare la mano, bisogna curare l'estetica della mano. Certo, le mie non è che siano granché perché comunque cominciano ad essere le mani di una diversamente ragazza di 48 anni, però se voi siete giovani, non arrivate, insomma, ad avere mani distrutte con i visi invece da 25 anni, utilizzate guanti sempre, proteggete le mani, idratatele sempre, anche d'estate una crema magari più leggera rispetto a quella che è la crema invernale, anche semplicemente quella che utilizzate per il corpo, prima di andare a dormire per ammorbidire la pelle, perché tanto d'inverno soffriamo il freddo, d'estate si soffre comunque l'azione invecchiante dei raggi solari. Allora, dunque, mi mancano ancora un paio di minuti, quindi per un altro paio di minuti mi dovrete sopportare perché poi sono terrorizzata dallo sbagliare di nuovo e quindi dallo stoppare il filmato invece di metterlo in pausa. Questo l'avevo detto nell'altro video che l'avevo comprato nel sito Nail4, è una lima disinfettabile e lavabile. Non ho la più pallida idea di come si possa lavare questa lima. Assomiglia veramente tantissimo a quelle di AliExpress, c'è da dirlo. Cioè, magari dureranno di più, adesso io non lo so, ma volevo farvi vedere le lime che ho di AliExpress. Scusate il casino. Ecco, questa qui. Questa, vabbè, è una grana 150, ma anche la costruzione è veramente molto simile. E anche il grit, come si dice, cioè la grana, onestamente, beh, questa è 150, basta prendere la 180, invece, ecco qui, la 180 e questa qui, veramente, come vedete, spero si possa vedere, la superficie della grana è identica. L'unica cosa di diverso è che qui c'era questo leggero, insomma, questo bordo un po' vario e qui invece è liscia, però la parte sopra del grit è veramente identica a quelle di AliExpress. Allora, io direi che siamo arrivati. Proviamo. Sono passati 8 minuti precisi. Facciamo il nostro massaggino e vediamo. Ecco qua, anche qui praticamente gran parte del prodotto è nel cappuccio e veramente basta semplicemente poggiare lo spingicuticole che il prodotto viene via benissimo. Ecco, veramente non sto forzando assolutamente niente. Ecco qua, 30 secondi, ne ma neanche, forse 10. Per portare via questo doppio strato di colore e doppio strato di top, ovviamente. Ecco qua è rimasto un pezzettino perché probabilmente ero andata un po' sopra le cuticole qui. Ecco, guardate che meraviglia. Quindi, Mission Nail, facciamo come fa Benedetta di Fatto in Casa per voi. Mission Nail, pollicione su, alla grande. Ciao ragazze!